Buonasera a tutti, benvenuti a un nuovo incontro del lunedì su Terre Siciliane. Oggi è lunedì 18 aprile e siamo qui con Marco Lobianco e Daniela Conti per discutere delle deleghe capitolo scuola, le sette lezioni di John Taylor Gatto, seconda parte. Oggi analizzeremo la quarta e la quinta lezione. E partiamo con un video relativo alla quarta lezione. La quarta lezione che insegno è la dipendenza emotiva. I miei strumenti sono voti alti e voti bassi, sorrisi e rimproveri, premi, lode e disapprovazione. Attraverso questi ti insegno ad arrendere la tua volontà a una catena predestinata di comandi. I diritti possono essere accordati o negati da qualsiasi autorità, in realtà senza appello, perché all'interno della scuola non esistono diritti, neanche quello di libertà di parola, lo stesso diritto garantito con così tanto impegno dalla Corte Suprema, a meno che non sia la stessa autorità scolastica a garantire quel diritto di parola. Come insegnante intervengo in molte decisioni personali: dare promozioni a chi reputo meritevole, iniziare un procedimento disciplinare nei confronti di chi mette in discussione la mia autorità. L'individualità è un aspetto che cerca costantemente di affermarsi nei bambini e negli adolescenti, per questo i miei giudizi sono netti e veloci. L'individualità è un insulto a ogni sistema di classificazione. Ecco alcune delle situazioni più comuni dove l'individualità tenta di emergere: con la scusa di dover andare al bagno, quando invece stanno cercando un momento per se stessi, oppure quando dicono che devono andare a bere. Io lo so perfettamente che faranno altro, ma permetto ai miei alunni di fargli credere di imbrogliarmi, perché in questo modo li condiziono a dipendere dai miei favori. A volte il libero arbitrio viene in superficie lì davanti ai miei occhi, con ragazzini che sono arrabbiati, depressi o interessati e divertiti da cose che vanno al di là della mia comprensione. In questo tipo di scenario, gli insegnanti non possono riconoscere diritti, ci sono solo privilegi che possono essere concessi o revocati, ostaggi della buona condotta. Ora, a parte il discorso della dipendenza emotiva, a cui è dedicata questa quarta lezione, cioè il fatto di dipendere dal giudizio e dall'approvazione di un'altra persona per anni e anni, cioè gli anni più cruciali della tua formazione in quanto individuo, io immagino che, insomma, non occorre essere laureati in psicologia per capire del grave danno che questa distorsione mentale del dipendere dall'approvazione di qualcun altro va a creare nella tua, nella mia, nella nostra personalità e rimane dentro di noi anche quando siamo adulti. Ma quello che mi piace sottolineare è l'idea che il diritto con la D maiuscola ti debba essere concesso o conferito graziosamente da parte di qualcun altro. Questa situazione induce uno stato di amnesia. Lo so, ne parlo sempre nei podcast, in quanto esseri umani siamo tutti creature in preda all'amnesia, e dico sempre che l'amnesia e il debito sono i due principali strumenti di controllo mentale di questa attuale società. E in questo stato di amnesia noi abbiamo dimenticato il fatto di avere diritti intrinseci, derivanti dal semplice fatto che siamo nati esseri umani. Fammelo ripetere, abbiamo dimenticato il fatto di avere diritti intrinseci derivanti dal fatto che siamo nati esseri umani. Siamo così condizionati che perfino gli attivisti, i ribelli, quando si ribellano, dicono: "Ah, questo è un diritto previsto dalla Costituzione italiana." Si indignano. "Questo è un diritto previsto dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo, sancito dall'articolo numero eccetera eccetera. È uno scandalo che non venga rispettato, esigo che venga rispettato eccetera eccetera." In realtà, ladies and gentlemen, con rispetto parlando, chi se ne frega che sta scritto nella Costituzione italiana? Prima viene Dio o l'assoluto, che dir si voglia, poi viene l'uomo,
Poi, un gradino più sotto, vengono i governi. I governi sono creati dall'uomo per servire l'uomo, non viceversa. È il governo che si deve meritare la fiducia dell'uomo, non l'uomo che si deve meritare la fiducia del governo comportandosi bene. I tuoi diritti di essere umano non hanno bisogno di essere concessi, conferiti o riconosciuti da nessuno. E uno di questi diritti, di nascita, è il libero arbitrio. Dio, perfino Dio, secondo il mito della Bibbia, ha lasciato all'uomo il libero arbitrio. Come possono i governi, che sono al di sotto degli uomini, negare agli uomini il libero arbitrio? Cioè, libero arbitrio significa che quando un'organizzazione statale, fra virgolette, vuole interagire con te, può farlo solo se tu le dai il tuo consenso. Bene, qui mi sembra che si sia toccata un aspetto essenziale, appunto quello del libero arbitrio, della modalità con cui le istituzioni si rivolgono a noi, in virtù di un imprinting proprio impresso a scuola, cioè la dipendenza emotiva, il dover dipendere dal giudizio altrui e quindi dall'approvazione altrui. Marco, cosa ci puoi dire su questa quarta lezione? Io sono un po' più fondamentalista in questa, diciamo, in questa visione, nel senso che secondo me con il lavoro sulla dipendenza emotiva, diciamo così, si innesca un meccanismo di prostituzione. Cioè, se sarai carino con me, io ti darò dei bei voti. Se tu farai quello che ti dico io ti darò questo. Cioè, lì si inserisce quello che stanno tentando fare adesso, di, diciamo così, far accettare a tutti la trasformazione gender, no? di far passare che va tutto bene, no? È indifferente, siamo tutti liberi di essere quello che vogliamo, che è giusto questo. Addirittura stanno tentando di far passare quella legge sui bambini, che negli Stati Uniti, che, diciamo così, la pedofilia è una malattia, non è niente poi di grave. Sì, come un orientamento sessuale, non come qualcosa che va a ledere, diciamo così, dei diritti di minorenni. Quindi io penso che, diciamo così, la scuola, diciamo inconsciamente, perché se tu gli vai a dire questa cosa agli insegnanti, gli dico: ma cosa stai dicendo? Però introduce il principio della prostituzione. Posso dire, rispetto a questo sono meno scandalizzata, nel senso che la dipendenza emotiva lo viviamo tutti nelle famiglie comunque, a meno che abbiamo una famiglia perfetta, ma in genere. Quindi questo è un punto che mi tocca meno rispetto a prima, che dicevo terribile. Non so se capite in che senso. In una famiglia ogni relazione è legata anche a questo, all'accettazione, il rigetto di un padre, di una madre. E secondo me fa parte della costruzione dell'essere. Però è chiaro, a scuola è più violento, più c'è un peso più grande, perché è un gruppo più sociale. Non so, mi veniva da dire questo, mi scandalizza meno. Sì, io solleverei un aspetto anche legato alla, non solo al libero arbitrio, ma anche all'autostima, che è stato trattato in questa parte. Cioè, nel momento in cui sei dipendente emotivamente dal giudizio altrui, non sei più neanche in grado di giudicare te stesso. E quindi dipendi sempre dal giudizio di qualcuno, di esterno, che sia un'istituzione o piuttosto che un familiare, un genitore, o comunque qualcun altro che non sei tu.
Questo indebolisce, secondo me, anche l'autostima verso se stessi, che è la condizione base per poter poi raggiungere la felicità, essere felici di fare qualcosa, di essere creativi e di realizzarsi come individualmente, prima che è la condizione essenziale poi per il benessere individuale, per poter essere positivi verso se stessi e verso gli altri. L'autostima è un fattore, secondo me, importante. E anche questo, appunto, dipende molto dai legami familiari e non solo a scuola. Quindi, rispetto alla famiglia, non mi è mai venuto in mente di rivendicare famiglie, appunto, perfette. Lo vedo come una parte del percorso che veniamo a fare sulla Terra. Ma io penso che è normale sapere che tutti quanti noi ci vendiamo, cioè nel senso, io in questo momento sto spendendo me stesso, come tu stai spendendo te stessa e cerchi di vendermi la tua versione, giusto? Quindi questo lo capisco come, diciamo così, una esternazione di quello che uno pensa. Ma quello a cui mi riferivo è il fatto è se fai il bravo ti compro la macchinina, se fai il bravo ti compro quel giocattolo. Ah, voglio quello, te lo compro se. Cioè, il meccanismo, sia nella scuola che nella famiglia, è sempre lo stesso. Cioè, si introduce un concetto di prostituzione. Quindi, secondo me, voglio dire, capisco che è una forma fondamentalista di vederla, però lo vedo sempre allo stesso livello, capito? Da parte mia. Non so, io più che di prostituzione vedo un aspetto proprio di... è un sistema di obbedienza, un principio di obbedienza, che può essere... perché sai, prostituzione che sia fisica... intellettuale presuppone la mercificazione in denaro di un coinvolgimento fisico, di una prestazione di qualche tipo, no? Non necessariamente questo tipo di rapporti è condizionato da una prestazione economica, può essere anche un principio di obbedienza. E la dipendenza emotiva e la mancanza di fiducia in se stessi e anche il non rispetto del libero arbitrio sono le basi, secondo me, per instaurare un principio di obbedienza attraverso la minaccia, il ricatto. Come tu dicevi, se non fai questo, se fai questo io ti do quest'altro, no? Quindi è un sistema, un principio di obbedienza che viene poi a cascata ad essere attivato in 100.000 situazioni, sia a livello privato che a livello di vita pubblica, nel mondo del lavoro, eccetera. La quinta lezione che insegno è la dipendenza intellettuale. Le brave persone fanno quello che dice l'insegnante. È la lezione più importante di tutte. Dobbiamo aspettare che altre persone più preparate di noi diano senso e significato alle nostre vite. È l'esperto che deve prendere tutte le decisioni più importanti, solo io posso decidere cosa devi studiare. Oppure diciamo che sono le persone che mi pagano a poter dire cosa studiare e io appoggio le loro richieste. Se mi dicono che quella dell'evoluzione è un fatto, invece di essere solo una teoria, trasmetto quest'idea come da ordine ricevuto. Punisco quelli che vogliono deviare, resistere e quello che viene richiesto di pensare. Questo potere di controllare quello che i ragazzini dovranno pensare mi permette di separare subito e facilmente i bravi dai somari. I bravi studenti fanno poca resistenza a iniziare a pensare quello che io decido per loro. Mostrano invece una buona dose di entusiasmo. Fra i milioni di cose meritevoli di essere studiate, sono io a decidere quelle poche che abbiamo il tempo per studiare. Oppure sono decisi dal mio anonimo datore di lavoro, è lui che deve scegliere, perché dovrei mettere in discussione quello che lui decide? La curiosità non ha un posto importante nel mio lavoro, conta solo il conformismo. I cosiddetti somari, invece, ovviamente, cercano di combattere questa cosa,
anche se non hanno ancora chiaro il modo migliore per farlo. Mancano i concetti di base del perché si stanno opponendo. Lottano per decidere da soli cosa studiare e come devono imparare. Come possiamo permettere una cosa simile al tempo stesso sopravvivere come insegnanti? Per fortuna ci sono procedure che aiutano a spezzare la volontà di chi oppone resistenza. Naturalmente è più difficile se il ragazzino ha genitori rispettabili che vanno in suo aiuto. Questo accade sempre meno spesso, nonostante la cattiva reputazione che hanno le scuole. Nessun genitore della classe media penserebbe mai che la scuola di suo figlio fa schifo. In 26 anni di insegnamento non mi è mai capitato di sentirlo dire. È impressionante e forse la migliore prova di quello che succede con mamma e papà se anche loro sono stati ben istruiti, cioè hanno imparato le 7 lezioni che ti sto descrivendo. Le brave persone aspettano che sia l'esperto di turno a dire loro cosa devono fare. Non è neanche un'esagerazione dire che è tutto il nostro sistema economico a reggersi sull'apprendimento di questa lezione. Pensa a tutte le cose che improvvisamente crollerebbero se i ragazzini non fossero condizionati a assorbire dipendenza intellettuale. Le attività economiche basate sul servizio sociale non riuscirebbero a sopravvivere. Counselor e terapeuti avrebbero un moto di orrore nel constatare la mancanza di invalidi psichici da trattare. L'intrattenimento commerciale di ogni tipo, compresa la TV, dovrebbe chiudere i battenti se la gente iniziasse a pensare ad altri modi di intrattenimento. I ristoranti, i reparti di gastronomia preconfezionata, tutti i servizi legati alla distribuzione di pasti sarebbero drasticamente ridimensionati se la gente tornasse a prodursi il cibo da sola invece di dipendere da estranei che seminano, raccolgono, preparano e cucinano il cibo per loro. La maggior parte della moderna legislazione, della medicina e tecnologia subirebbero la stessa sorte, così come il settore dell'abbigliamento e del sistema scolastico, a meno che non si riesca a garantire che un numero sufficiente di incapaci continui a uscire ogni anno dalle nostre scuole. Anzitutto, la frase da incorniciare di questa lezione numero 5 è: nella scuola la curiosità non ha un posto importante, conta solo il conformismo. Che ovviamente, detto così, è agghiacciante, ma dipinge abbastanza bene qual è l'essenza, o meglio il risultato finale, dell'educazione scolastica. Poi il concetto centrale di questa lezione, cioè prima abbiamo parlato della dipendenza emotiva, cioè dipendere dalla approvazione di qualcuno, e questa lezione invece parla della dipendenza intellettuale, cioè c'è bisogno che me lo dica un'autorità. Se lo dice l'autorità, allora è vero. Inserisci televisione, quotidiani, organi di informazione di massa, governi, eccetera, eccetera. Cioè, può essere vero solo se lo dice un'autorità. Cioè, se un'autorità lo nega, non può essere vero. E così il cerchio si chiude. Siamo diventati totali incompetenti. Quando ero ragazzino, un certo genere di nuvole nel cielo non esisteva. Adesso, questo genere di nuvole è sempre presente e sembra che a sputarlo siano certi aerei. Ma siccome l'autorità lo nega, le scie chimiche non esistono. E qui abbiamo tutto. Si chiude il cerchio. Educazione alla confusione, imparare a stare al proprio posto, non fidarsi delle proprie percezioni. È vero solo se lo dicono le autorità. Nello scorso episodio, il numero 27 di Tempo di Cambiare, parlavo del trivium, le tre arti liberali, grammatica, logica e retorica, che sono state bandite da tutto il curriculum scolastico universitario occidentale. Sono state bandite perché insegnano a pensare con la propria testa, insegnano come pensare, non cosa pensare. Ecco, le università dei tempi antichi che insegnavano il trivium, all'interno della logica, insegnavano a riconoscere una serie di errori logici chiamati fallacie logiche. Se vuoi approfondire, cerca fallacia logica online, cercalo pure su Wikipedia, anche se Wikipedia non è il massimo, sempre se hai il tempo di avventurarti in una ricerca entusiasmante che probabilmente non avrà mai fine, cerca fallacia logica. Una di queste fallacie logiche si chiama
appello all'autorità. Cioè, se lo dice un'autorità è vero, se un'autorità lo nega non è vero. Ora, questo argomento di dibattito, perché un tempo nell'università bisognava sostenere la propria tesi attraverso il dibattito prima di, diciamo, progredire nella carriera universitaria, questo argomento di dibattito veniva rifiutato come non valido, come non logico e come neanche, non veniva neanche considerato un argomento. Ora, questo dovrebbe iniziare a farti capire perché le arti della grammatica, cosiddetta grammatica generale, cioè la raccolta dei fatti senza pregiudizi, la logica, cioè l'esame dei collegamenti fra i fatti, e la retorica, cioè identificare un percorso pratico per realizzare certi scopi, grammatica, logica e retorica, sono state abolite dai curriculum di studi universitari. Prego Marco. Ma ho gli zuccheri un po' bassi perché non ho ancora mangiato solo due banane, quindi sinceramente ho difficoltà a poter dare un contributo più alto di quello che è la lettura di Italo di questo documento di Gantz, nel senso che c'è tutto quello che stiamo vivendo adesso noi, ci sono le spiegazioni del perché, diciamo, la gente si comporta in una certa maniera, del perché, voglio dire, quando si parla di scuola in questa maniera, voglio dire, le platee diventano deserte, perché stiamo parlando di noi stessi, stiamo parlando della realtà che stiamo vivendo. Quindi è estremamente difficile prendere in considerazione questi nostri limiti e questi nostri condizionamenti che ci fanno accettare tutto questo. Davvero ho difficoltà. Tra Italo e Gatto esprimono tanto una serie di concetti che mi sembra quasi davvero di essere dissacrante aggiungere qualcos'altro. Daniela? Allora, non so se mi autorizzi, Marco, un ricordo personale di quando avevo 11 o 12 anni, doveva essere prima media dalle Orsoline a Roma negli anni 60. E primo corso di religione e un prete arriva dicendo: oggi vi dimostro che la Chiesa cattolica è la sola, la vera. E poi lui stabilisce dei criteri perché una religione sia vera deve essere rivelata, e aveva scritto 2, 3, 4 punti. Fa il rapporto dicendo: la religione cattolica è stata rivelata, quindi è la vera. E io ho alzato la mano dicendo: ma i buddhisti possono dire la stessa cosa se sono loro che determinano i criteri. E grosso silenzio, l'indomani convocazione da Suor Maria Teofila, la preside, che mi ha guardato con occhi inferociti dicendo: ma chi ti ha parlato di buddismo? E io ho detto: nessuno mi è venuto così. E c'è stato un ordine: non fare più domande di questo tipo perché semini il dubbio nel cuore dei tuoi compagni. Io da quel giorno appunto ho perso la fiducia, però è nata la mia vocazione, perché tutta la mia vita è togliere fiducia alle persone rispetto appunto al sistema. Quindi non so, l'esempio, però erano tempi in cui la scuola era solo la mattina, quindi avevo un modo di recuperare, ma comunque è chiaro tutto quello che dice sul il riferimento all'autorità, lo vediamo oggi senz'altro, e anzi all'autorità, ma direi più alla scienza, che ha preso il posto della religione. E il battesimo è il vaccino. C'è un cappello di autorità che ti dice che
Io sono un dietista, allora ti posso dire che tu devi prendere 20 grammi al giorno di questo, 30 di quell'altro, 50 di quell'altro, non mangiare quell'altra cosa, mangia quell'altra cosa, anzi in tanta quantità, è assurdo che tu fai questo, devi fare quell'altro, no? È dietista, è il cappello dell'autorità, poi c'è il cappello del medico, il cappello dell'avvocato, eccetera, 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 capito? Sono tutte autorità, ci hanno insegnato a obbedire a un'autorità. Sì, io aggiungerei, oltre questo concetto dell'autorità, la dipendenza intellettuale ha creato un po' la figura anche dell'esperto. E la figura dell'esperto è, secondo me, una figura che sta un po' sotto l'autorità, che però ha una valenza, di presunta autorità. Quindi rivolgersi all'esperto, sia esso medico, avvocato, piuttosto che consulente, di qualche tipo di specializzazione, significa ancora una volta, delegare ad altri il giudizio rispetto a quello che si intende fare, nella vita, in qualche modo. E infatti mi ha colpito molto un passaggio di questa lezione in cui dice: non è esagerato dire che tutta la nostra economia dipende dall'apprendimento di questa lezione. Cioè, pensate a cosa sarebbe se i bambini non fossero addestrati a dipendere, tutta una serie di imprese, di servizi sociali potrebbero sopravvivere, che adesso sopravvivono grazie alla dipendenza intellettuale, non esisterebbero più certi tipi di economia. In primis, per esempio, l'influenza che i media hanno nell'opinione pubblica. Lo ha detto la televisione, quindi una cosa è vera nel momento in cui viene detta dalla televisione, perché c'è l'esperto che viene interrogato, che offre una chiave di lettura sulla osservazione della realtà, e questa chiave di lettura diventa immediatamente opinione pubblica, perché l'ha detto la televisione, lo ha detto l'esperto, l'ha detto l'autorità, non lasciando alcuna spazio né al dibattito né all'ascolto anche di una seconda, di una terza versione, perché il compito della televisione sarebbe quello di mettere a confronto più opinioni e offrire diversi punti di vista per dare la possibilità agli ascoltatori di potersi fare una loro opinione, valutando tra opinioni diverse e contrastanti. Invece oggi, sempre di più, dopo il periodo pandemico, durante il periodo pandemico, abbiamo assistito a una versione unica dei fatti che, se non veniva confermata proprio quasi fideisticamente, quasi con un'adesione religiosa, con un'adesione totalitaria, totale, chiunque dissentisse da quella unica e sola via di interpretazione della realtà veniva immediatamente tacciato di negazionismo, di complottismo, di disserzione, e fatto oggetto di scherno e di anche emarginazione. Ed è un processo che abbiamo visto nascere in televisione e trasformarsi, inverarsi purtroppo nella società di tutti i giorni. Questa dicotomia, questa conflittualità, questa polarizzazione delle opinioni è diventata vera divisione sociale. E un'altra cosa che mi ha colpito, anche del commento di Italo Cillo, è questa, porre l'accento sul trivium, cioè l'unione tra grammatica, logica e metrica e retorica, che si insegnava nella scuola di un tempo, che serviva agli alunni a pensare, a formulare un sistema di ragionamento e sviluppare un senso critico rispetto all'osservazione della realtà. Oggi l'educazione fisica e l'educazione civica che viene insegnata a scuola è invece un percorso di obbedienza, un'agenda già scritta e prescritta altrove, e che appunto i ragazzi non devono fare altro che seguire in maniera critica e supina. E quindi anche l'assenza di un senso critico ci porta anche a pensare
introiettare una serie di fallacie retoriche che fanno appello all'autorità. Lo ha detto l'autorità, l'ha detto l'esperto, quindi tu non sei autorizzato ad esprimere un parere diverso dall'esperto perché non ti intendi di. Quindi il principio di autorità viene messo a cappello di qualsiasi possibile opinione alternativa. E questo purtroppo è diventato un sistema anche di governo che è stato applicato in tutti i governi del mondo. Come avete visto, sono stati costituiti dei comitati di esperti, dei comitati scientifici, tecnico-scientifico, che hanno giustificato tutta una serie di restrizioni sanitarie che con la scusa della salvaguardia della salute della popolazione hanno imposto tutta una serie di restrizioni delle libertà personali individuali assolutamente illegali con la scusa del rischio pandemico. E chi ha preso le decisioni di tipo politico sono stati questi cosiddetti comitati tecnico-scientifici costituiti, guarda caso, da esperti, che poi molto spesso sono serviti da paraventi, perché poi abbiamo visto anche in Italia che alcune decisioni in realtà sono state politiche e poi questi politici si sono fatti paravento del comitato tecnico-scientifico che aveva deciso magari di chiudere i ristoranti piuttosto che i negozi perché per non far diffondere il virus, cosa che poi non aveva né alcun fondamento scientifico e che non era poi neanche stata poi decisa dai cosiddetti esperti, e che comunque quindi ha creato un sistema di deresponsabilizzazione della politica su una fallacia retorica basata sull'appello all'autorità, sul principio d'autorità. Quindi questa lezione la trovo straordinariamente importante anche su quello che abbiamo appunto vissuto negli ultimi anni. Per aggiungere appunto in Francia con Montagnier, premio Nobel, che non era d'accordo con i comitati scientifici, o il professore Raoult, che è uno dei più grandi scienziati mondiali, e un piccolo comitato scientifico si è valso e sono riusciti a immarginarli, i più grandi scienziati. Esatto, poi guarda caso questi comitati scientifici all'interno trovano sempre esperti fortemente collegati alle multinazionali del farmaco, all'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi non c'è alcuna terzietà nel giudizio e nell'operato di questi comitati. Sono, come dire, dei paraventi, delle scuse per poter imporre un'agenda che è stata decisa, pensata e discussa altrove e applicarla alla società. Però il problema è che nel momento in cui la gente le accetta stupidamente perché non ha più quel senso critico, quei filtri per poter capire l'inganno, ti ritrovi in una società in cui la maggior parte ubbidisce e purtroppo invera quella menzogna, la fa diventare consuetudine, e quindi attraverso il consenso di una stragrande maggioranza della società, purtroppo quella trasformazione sociale diventa una triste realtà. Ma tutto questo perché è successo? Perché sono stati abituati ad accettare che la burocrazia era qualcosa di sensato, perché gli conveniva anche a loro, per interessi personali, e hanno accettato che comuni, province, governi aumentassero a dismisura tutti i propri funzionari che non servivano quasi a nulla, perché poi si poteva instaurare un ricatto dicendo a tutti questi funzionari: ora fate come vi siamo noi, se no vi licenziamo. Quindi, voglio dire, è qualcosa che è partito da molto lontano. Ora noi ci ritroviamo con il carico da 90. Quindi, la mia paura sincera non è che io vedrò, voglio dire, la ricostituzione del nuovo paradigma o la ricostruzione di un nuovo mondo. Io non la vedrò.
Però mi piacerebbe che si cominciassero a mettere i primi semi per ricostituire un vero mondo felice e libero. Perché noi non la vedremo. Nel senso che, cioè, come si fa a licenziare tutta questa gente? Vi rendete conto? Voglio dire che, non lo so, ma io dico che il 30-40% della popolazione sono sotto, diciamo così, scacco del ricatto, che se tu non fai questo, ed è la maggior parte della gente che hanno poca utilità. Il loro lavoro, se fossero, diciamo così, in mano a un'azienda privata che gestisce quello, non sono per le aziende private a gestire quello, però dico, un'azienda privata gestirebbe con maggiore economia questo, e invece viene gestito in una forma che questa gente sta lì, lavoricchia, abbiamo visto, no? Tutti gli scandali, gente che andava a timbrare il cartellino e se ne andava, sia da ministeri che da tutte queste istituzioni. Quindi voglio dire, ormai c'è questo nucleo importante di persone che sono ricattate e che non hanno nessuna intenzione di rinunciare al proprio stile di vita e non si rendono conto, comprese le forze dell'ordine, che prima o poi capiterà anche a loro di essere tagliati. Ora, cioè, sono gli autonomi nel senso dei lavoratori autonomi e poi sarà la volta degli altri. Perché se digitalizzano tutto, che serve il risponditore, che una persona risponda a un call center individualmente? Ci sarà un risponditore, se tu riesci a dare le risposte giuste, bene, se no, ciccia, tu non servi più. Ma sai, comunque, Marco, è vero quello che dici tu, però a furia di sfoltire saranno così tante le persone fuori gioco che a un certo punto per forza si creerà una realtà nuova che finirà di delegare questo sistema che ha reso fuori gioco una massa così ingente, enorme di persone, perché non stiamo parlando più di minoranze. Stiamo parlando del 30, del 40% della popolazione, forse anche più. Quindi alla fine, sinceramente, non, io sono ottimista. Non vedo che come questo piano possa sostanzialmente avere successo. Perché quando escludi una quantità così enorme della società dalla possibilità di sostentarsi, di crearsi un futuro, di avere delle sicurezze, a un certo punto avrai un contraccolpo. Questo è il mio pensiero ed è il motivo per cui sono ottimista, anche perché vedo nascere una nuova realtà, giorno per giorno, non solo all'interno del noi e io sono, ma in generale della società. Fermo restando che c'è ancora un'ampia percentuale di persone che sono purtroppo causa forza maggiore anche sotto scacco, sotto ricatto e quindi costretti a ubbidire pur di avere lo stipendio, pur di avere di dover pagare i conti, i mutui, gli affitti e tutto il resto. Hanno famiglia, per carità, nessuno giudica e Ma ognuno ha le io, proprie responsabilità, insomma. scusami, anche io sono ottimista, se no non sarei qui a parlare, capito? È che non riesco a vedere, diciamo così, la determinazione nell'accettare il fatto che bisogna ripartire da se stessi. Se tu non sei autonomo da un punto di vista alimentare, se tu non sei autonomo da un punto di vista emotivo, da un punto di vista intellettuale, se non sei autonomo, che sei libero di pensare davvero e di agire come tu ritieni più sia più corretto, dove si va? Non si va da nessuna parte. Io sento molte chiacchiere, però vedo pochi fatti. Tieni. Sì, è vero che la gente sta ricominciando a riconquistare certe cose, ma questa gente qui c'era anche 40-50 anni fa. Capito? Quindi voglio dire, sì, è vero. C'è gente che si sta rendendo conto, però io credo che sia un po' peggiore di come vogliamo credercela. E ti ripeto, sono ottimista perché ho speranza che, voglio dire, si possa innescare un movimento che davvero creda in questo. Sono
incantata da tutti gli alberi che sono dietro di te. Ci sono papaya, avocadi, banane, che bello! Sei fortunato, sì. Ma presto abbandonerò tutto per venire in Sicilia. Bene, allora ci vediamo in Sicilia, presto. Sì, presto, insomma. Tra un po', sì, sicuro. Beh, allora se siete d'accordo chiudiamo anche questa puntata ringraziandovi dei vostri preziosi contributi e soprattutto dell'argomento che è stato molto interessante. Ringraziamo tutti gli ascoltatori, salutiamo Marco Bianco e Daniela Conti e ci diamo appuntamento a lunedì prossimo. Ok, grazie. Alla stessa ora, grazie. Serata. Grazie. Grazie a tutti. Ciao, ciao. Ciao, belli. Ciao.